È un momento importante per la sanità sull'isola di Procida con il progetto che è stato predisposto e presentato dall'ASL, dalla Regione Campania, per quanto riguarda l'ampliamento della locale struttura sanitaria. Sindaco Ambrosino, insomma, è un'occasione importante per dare dignità e risposte ad una popolazione che poi in questo periodo estivo ovviamente si moltiplica. La prima telefonata che ho avuto dal presidente De Luca anni fa fu quando eravamo nel pieno della mobilitazione per la difesa dell'ospedale e lui ci dava garanzie sul mantenimento del pronto soccorso, perché noi quando cominciammo ad amministrare con l'insediamento del commissario Polimeni, del commissario alla sanità, rischiavamo che seriamente il nostro pronto soccorso venisse chiuso. Il presidente De Luca si impegnò, il comune di Procida presentò anche il ricorso al TAR, vinse il ricorso, il presidente si impegnò a non fare un controricorso al Consiglio di Stato, mantenne l'impegno e soprattutto poi nel piano ospedaliero regionale che poi il Presidente ha approvato superando il commissariamento, ha conservato questa struttura di pronto soccorso di Procida. Oggi alla fine del nostro mandato, sia quello dell'amministrazione sia quello dell'amministrazione regionale, il Presidente De Luca insieme a D'Amora presentano un progetto di potenziamento del nostro pronto soccorso, dove si andranno a realizzare delle strutture rurali probabilmente sui balconi, delle chiusure, saranno realizzati altri ambienti presso il presidio ospedaliero Catalina Scotto di Porrotolo per aumentare e potenziare l'assistenza per i cittadini procidani. Quindi abbiamo cominciato con la forte difficoltà di avere messo in discussione il nostro presidio ospedaliero. Finiamo con la conferma del nostro presidio ospedaliero e con l'impegno concreto, soldi alla mano, che ci sarà un investimento per potenziare la sanità a Procida.